Il circuito di Portimão, sede del Gran Premio del Portogallo, sottopone i freni ad uno stress basso. La frenata più severa precede curva 1. La velocità iniziale è di 332 km orari. Il pilota imprime sulla leva una forza pari a 5,7 kg, sviluppando una pressione di 12,2 bar, percorrendo 299 metri in 5 secondi. La velocità finale è di 114 km orari, la decelerazione massima di 1,5 g.